Avanti, parla. Dimmi chi è. Dimmi chi è. Chi è chi? Io non conosco nessuno. Io non conosco nessuno. Non fare scherzi. So che lo conosci. Dai, avanti. Dimmi chi è, so Spirito Santo. Dai. Ah, e questo vuoi sapere? Chi è lo Spirito Santo? Spegni sta luce. Dai. Devo dire, bella domanda. Ho avuto un po' di paura, giusto un po'. Ma tranquillo, te lo faccio conoscere io. Ma prima, sigla. Spirito Santo, Dindicari, sono tommista, la catechista. Bene, oggi per l'ennesima volta ripassiamo insieme il simbolo di noi cristiani, il segno della croce. Vediamo un po'. Tommy, vediamo se hai imparato dopo tanto tempo questo benedetto segno della croce. Vai, Tommy, siamo con te. Vai. Bravo, dai che ce la fai. Non l'hai manco indovinato! 8 mesi! 1, 2, 3 e 4 e 5! Cavolo! La Macarena! La Macarena! La Macarena! La nostra bravissima e per niente esaurita catechista ci ha dato proprio l'input per iniziare a parlare di questo Spirito Santo. E già, perché quando noi facciamo il segno della croce, non stiamo facendo la Macarena, ma che stiamo dando la nostra identità di cristiani alle persone che incontriamo. Esatto. Perché quando noi facciamo il segno della croce, stiamo facendo vedere a tutti quanti la Trinità. E io lo sapevo che eravate così banali,
Mamma, sempre i soliti, va. Ma secondo voi, no? Se parliamo di trinità, possiamo parlare di Terence Hill. Tutto il rispetto, eh. Però, no. No. Quando parliamo di trinità, parliamo di Dio fatto in tre forme. Cioè, tre persone, un Dio, che però è sempre lo stesso. Però sono tre persone. Vabbè, complicato. Comunque, in questo caso abbiamo esattamente non uno, non due, ma ben tre indagati. Vediamo quali sono. Colui che ha creato il cielo e la terra, colui che dà vita a tutto, colui che è onnipotente. Il figlio di Dio, colui che nonostante tutto si è addossato le nostre colpe e ci ha amato fino alla fine, salvando il mondo. Quindi, giusto per capirci, gli indagati sono 3. Il primo è Dio, Dio Padre, ed è giusto così. Il secondo è Gesù, quindi Gesù Cristo, l'uomo, è giusto. E il terzo, chi è? Dov'è? Che persona è? Che fa? Cos'è? No, no, voglio capire, voglio capire. Voglio cose concrete, voglio i documenti di questo Spirito Santo, voglio capire com'è fatto, com'è, chi è, dov'è. No, no, non prendo pace, io non prendo pace. Anzi, sapete cosa vi dico? Vado, uso i miei poteri per indagare e ci vediamo. Per la seconda parte di questo video straordinario. Intanto seguitemi qui sopra, iscrivetevi e sigla!